Siamo a Bocale, prima di Bocale Marina di Gioiosa. Guardate quante api in mezzo al campo. Vediamo ora le decisioni che prenderà la terna arbitrale. Sicuramente in questo modo non si può giocare, è molto pericoloso. Devo anche spostarmi da qui, che già qualcuna... Presidente, oggi non si è giocato per un evento, era successo anche in altri campi, anche in Serie A qualche volta, uno sciame d'api non ha permesso di cominciare questo incontro, vuole dire qualcosa? Sì, io la colpa non la do agli api, la do al direttore di gara che non è stato né pronto e né ha avuto il coraggio di prendere una decisione del genere. Ora speriamo che tutto questo non ricada nelle due società, perché eravamo ben disposti a scendere in campo e a giocarci la partita. Poi lui ha dato una motivazione, credo un po' così, dicendo che è stato punto e che è allergico, quindi si assume le sue responsabilità su questo. E ora, quindi voi avete tentato di tutto, abbiamo anche sì, visto... noi ci siamo esposti in prima persona, sia noi, ad essere sinceri, anche la squadra del Marina per poter far andare via le acque. Poi successivamente, dopo mezz'ora, sono ritornate allo stesso punto di prima. E allora l'arbitro ha deciso di non giocare. Però premetto che ieri ha giocato nello stesso campo Interpiana Palazzolo, dove con lo stesso medesimo problema l'arbitro ha deciso di fare giocare le squadre. Ora il problema, cioè lei ha parlato con il direttore di gara. Sì. Cosa le ha prospettato? Ha detto che la partita è sospesa perché sono passati i tempi tecnici, che erano i 45 minuti. Di conseguenza si è obbligato a sospendere la partita e spero farla ripartire, rifare dall'inizio, visto che non abbiamo neanche avuto la possibilità di riscaldarci. Certo, naturalmente essendo stato magari punto, può essere che in effetti... Sappiamo, di sicuro c'è qualcosa di anomalo, nel senso che le decisioni vanno prese subito, all'attimo, a non fare aspettare le squadre per un'ora e mezza abbondante. Mi sembra qualcosa veramente di assurdo e credo che sia la prima volta che succeda una cosa del genere, a memoria mia. Quando è che si può recuperare questo incontro? Il campionato finisce domenica, quindi... Io non sono disposto sicuramente a giocare venerdì, ma non sono disposto a giocare sabato, visto che abbiamo la partita domenica. Non lo so, è un problema della Lega, e loro stanno facendo a scarica barili, quindi non credo e spero con tutto il cuore che non vengano danneggiate le due squadre. Sarei veramente incazzato nero e credo che come me anche gli amici di Marina. Parliamo un po' di calcio, come affronterete il prossimo incontro e naturalmente il recupero di questa, se vi verrà data? È fatto bene a dirmi così, perché ancora non sappiamo come va a finire questa. L'affronteremo con lo stesso impegno che avremmo affrontato questa qua oggi, sì. Col massimo impegno e con il massimo dell'energia. Crederci quindi è ancora l'imperativo? Assolutamente, ci crediamo fino alla fine, perché è giusto così. Abbiamo giocato 28 partite allo stesso modo, le ultime due era giusto onorarle con la venuta. Grazie Presidente. Grazie.